the boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street. Siamo qui nella... nel backstage, sì, della sfilata, che deve ancora arrivare, per cui lei è stata molto gentile a concederci l'intervista prima, perché dopo sarà un bailam, e lei è Sabrina Persechino, guardate, sì, quanto è bella, più abbronzata che mai e così ammaliata dall'architettura da riuscire a fare un matrimonio tra architettura e moda, è vero? È vero, è vero, è il mio mestiere, la mia formazione, l'ho sempre detto, l'architettura. Per cui è anche divertente poi coniugare questi due aspetti, architettura e moda. E si coniugano facilmente, insomma. Raccontaci qualche cosa in anteprima sulle immagini che vedremo. Le immagini che vedrete sono ispirate all'arte arabo-bizantina in generale. Soprattutto si concentra sulla Cappella Palatina di Palermo, che poi è un po' il bacino che unisce cultura orientale e la cultura orientale a quella occidentale. E, è iniziata questa ricerca vedendo una Bibbia del 400 che aveva una copertina blu zaffiro con dei medaglioni oro. Per cui da qui gli abiti talari e dagli abiti talari alle mukarnas, nei motivi di questo arabo bizantino. E le mukarnas sono queste sfaccettature, questi motivi decorativi utilizzati per unire la parte verticale a quella orizzontale, copertura voltata, piatta e via dicendo. Sono concave e commesse, no? Spesso ricoperte di oro, fatte per essere apprezzate con la luce della candela, per cui questo tremolio. E questo tremolio delle mukarnas l'ho voluto riproporre su quelli che sono i velluti tessuti con metallo. E c'è stato un folle che mi ha seguito in questa cosa, perché c'è un tessutaio che mi ha assecondato questa follia. Molto bella questa cosa, peraltro un tessutaio di tessuti d'arredamento, per cui quelli che vedete sono pregiatissimi tessuti d'arredamento, sono sete e velluti in seta con metallo, ma d'arredamento. Sabrina, dove l'hai trovata questa meravigliosa, questa specie di Bibbia azzurra? In una biblioteca di un'università vaticana, a Roma. A Roma. Da tecnico. Essere colpiti dal colore, da questo colore sfavillante. È una cosa meravigliosa. E andare a vedere che cosa raccontava, quindi al di fuori della superficialità del contatto. Sai... Le mie collezioni iniziano sempre con una ricerca, poi è difficile sintetizzare. E poi devo dire che in questa mia follia di ricerca, perché poi diventa quasi qualcosa di adrenalinico, no? In questa follia di ricerca mi asseconda poi Sergio Valente, mi segue, perché quando io gli ho detto che questa collezione era austera, regale, gli ho passato il mood, la prima cosa che gli viene in mente era un diadema o dei motivi decorativi, e ha riproposto questo diadema con queste fasce oro e argento sui capelli, che devo dire lo stilizza in modo elegantissimo. Grazie Sabrina, tutto il meglio e grazie. Ora vedremo la collezione. Grazie. Sergio Valente all'opera, questa è la terza sfilata, sì, con cui concludi la tua collaborazione per questa tornata con Alta Roma. E per ora sì, sì, noi però ci poi vediamo ho... la prossima stagione. No, poi i prossimi giorni c'è Antonio Grimaldi, che facciamo un servizio fotografico invece che fare la sfilata a Palazzo Torlonia. Ah, perciò praticamente sono quattro, quest'anno appena quattro. No, ma va meglio così perché sono più curate. Certo. Me ne parlava entusiasticamente Sabrina, allora, che l'hai assecondata con queste tiare da mettere nei capelli, leggermente bizantine. Certo. Io, ecco, appunto, per non mettere queste tiare, queste cose così, ho pensato di fare questi giochi con lo spray argentato e dorato. E avevamo passato anche rosso, ma poi il rosso non si vedeva così, esatto, e allora questa cosa mi piace molto, queste, diciamo, folate che formano una tiara, ma effettivamente una cosa più moderna. Bene, allora però raccontiamo anche ai nostri telespettatori, soprattutto alle telespettatrici, che cosa andrà di moda in quest'estate. Allora, sole, mare, capelli rovinati, e che cosa si fa? La maggior parte capelli lunghi o capello medio o corto,
leggermente ondulati, ritornano, non dico la parola permanente perché tutti si spaventano, ma dei supporti. Ci sono anche dei supporti che durano 8 settimane e si possono anche ripetere e ondulano i capelli, specialmente per le persone che li hanno fini e che vogliono un po' che di volume. Supporti, è un supporto, praticamente è lo stesso procedimento della permanente, ma con dei liquidi molto più leggeri. Molto, ma sono testati, sono no, veramente una cosa eccezionale. Va bene, eccezionale. E per come difenderli dall'acqua marina e dal sole? Ah beh, senz'altro maschere, oli tricologici. Naturalmente la sera sciacquarli solo senza fare degli sciampi che impoveriscono il manto. Esattamente, ma poi oltretutto il sapone li rende nervosi, certo. Perciò praticamente curati molto con oli e cose emollienti, maschere emollienti. Mille grazie. Grazie, buona estate a tutti. A tutti quanti, anche a te, ciao. Ecco, guarda, bello, belle queste mani, belle, devo dire belle. Grazie. Ciao. Thank you.